Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Mortal Rising Phoenix, quello lì, non riuscirò mai a dirlo. Volevo fare insieme a voi questo tartaro, quindi mi sono proprio incuato verso il luogo. E dov'è che è? L'avevo messo qui, è qua, ok, a 70 metri sotto, ovviamente. Che cazzo c'è qua? Non mi ricordo di essere mai venuto. Andiamo un po', esploriamo un attimo, va. Che ci sia un enigma, non penso, dai. Comunque sì, c'è un enigma. Ci vogliono i macigni, no i macigni, i sassolini. Adesso trovare i sassolini sarà impresa catastrofica. Impresa catastrofica. Però forse i tronchi non me li hanno dati. Dicevo, forse i tronchi andavano bene, ma non me li ha dati. Che cavolo. Vabbè, vediamo cosa possiamo fare. Come possiamo trovarli. I sassi ci saranno qua, dai. Se me l'hai messo. Ma dove siamo esattamente qui? Dove siamo esattamente qui? Non mi ricordo. Comunque qui i sassi non li vedo. Non è che abbiamo già fatto questa cosa di aperta magari, vero? Lo cazzo è chiuso. Strano, perché di solito ci sono sempre le vicinanze e non ne vedo proprio. Quindi l'enigma sta nel trovare questi sassi. Oh, trovare un'entrata alternativa. Non ci ho pensato. Magari c'è da buttare giù una pietra, una roccia, qualcosa. Vediamo un po'. Di sopra abbiamo visto che non c'è modo di entrare, di accedervi. Qui di lato può darsi che ci sia da scroccare una freccia. Questa. Ah, guardate. Guardate. Sono dentro, almeno una è dentro. Quindi io come faccio a farle uscire? Se non trovo effettivamente un buco, forse di sopra. Non so se arrivo così tanto. Perché anche per abbastanza alto, Fatemi vedere, là, magari c'è qualcosa che mi è sfuggito qua sopra. È una cosa a cui non ho pensato. Come trovare. Aspettate. Cos'è che c'è qui? Una lira. Potere divino richiesto per accedere alla cripta serve un potere divino che non hai ancora. Ah, ecco, vedete? C'era la chiave. Mi sembrava strano, deve esserci appunto qualcosa che io non ho. Un potere che io non ho, un'abilità, un potere comunque. Quindi niente. Non posso accedervi. A posto, ho fatto una figura di me, vabbè, non lo sapevo, non è colpa mia. Allora, niente, ci teletrasportiamo e andiamo dall'altra parte. Che problema c'è? Abbiamo tanti posti. Dunque dobbiamo queste due zone qui mi interessano parecchio, che abbiamo trovato un sacco di cose anche qua, qui, quindi io andrei qua e andrei a prendere finalmente un'altra ambrosia, così magari ci potenziamo. La butto lì, non mi ricordo quante ne ho, però probabilmente sì. Vediamo quante ambrosie ho. 5, ce ne vogliono 7. Ci sono andato vicino, dai. Allora vediamo un po' l'ambrosia dov'è. E qua, però mi sembrava che ce ne fosse anche uno qua. Per me ce la facciamo, dai. Andiamo un attimo, e poi dopo andiamo a fare la missione principale. Insomma, chi ce lo vieta una volta che siamo qua? Guardavo se ci fosse qualcos'altro, ma tutto sopra, vero? Eppure mi ricordavo ci fosse tutto sopra. Vabbè, andiamo lì. Pazienza. Allora, cosa è rimasto qui? Togliamolo perché non serve a niente. 300 metri. Vai. Provato a cercare qualcos'altro, ho trovato qualcos'altro, però niente che mi entusiasmassi di particolare. Ambrosie, perché per carità servono, però mi aspettavo di trovare qualcosa di più interessante. Invece ho trovato niente, una zona così vasta, mi aspettavo di trovare tanta roba, invece mi sto perdendo come al solito. Perfetto, questi sono anche di basso livello, strano, vedete sono proprio bassi, cioè li facciamo proprio bene. Ma come va questo? Scusi signore, sono qua. Ok, 87 in salita, 60, dove cavolo sarà? Sopra l'albero forse?
Marco è sempre. L'Ambrosio è quasi sempre in posti molto elevati. Allora, vediamo un po' se riesco a salirvi. Vai. Ok. Oh, funghetto. Oh, ma qui c'è una prova. E noi non l'abbiamo vista la prova. Fatemi vedere. Ah sì, invece c'è. L'avevo vista, però non ce l'ho fatto a casa, perché sono proprio un pirla di quelli proprio catastrofici. Sopra, sopra. Ci andrei un attimo. Sopra, sopra. E sono abbastanza in alto da poter fare una prova. Ma guarda che c'è qualcosa lì. C'è qualcosa lì che probabilmente abbiamo già visto. Però strano. Non me la identifica. Che strano. Chissà cosa ci sarà. Sembrerebbe qualcosa di qualcosa che ho già segnato, ecco perché. Allora, no, non c'è niente. Strano però, ragazzi, qui ci deve essere qualcosa. Strano, strano. Posto così vasto che non ci sia niente. Sto andando veloce, lo so, però comunque la vibrazione c'è, vibrazione. Se si entra a contatto con qualcosa. E sembrerebbe, a parte questo che ho già scontrato, ma che non ci sia un cazzo, vabbè, pazienza. Ambrosia, dove sei? Sei qui da me. Prendiamoti. Siamo 6, ne manca una e adesso andiamo giù a fare quel percorso con l'arco. Stavo pensando, scusate, so che. Sono a palla! Ok, però se fosse l'attacco dall'alto l'avrei tanto gradito. Perfetto. Dove sono venuti gli animali? Strano, non li vedo più, vabbè. Pazienza. Allora, sono laggiù. Il percorso da fare dov'è esattamente? Qua. Mi hanno visto ovviamente, ma adesso qui fa una brutta fine. Ok? Dai su, forza. Tutto impotenzio lascia comunque un cazzo di casino. Per carità, colpisce. Ok? Più o meno. Resto più un attimo, signorina. Signorina, insomma. Seria. Ok? Ok? Vai. Ok. Vai. Perfetto. Direi che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il posto è qua, trovato. Vediamo cosa ci suggerisce di fare. Qua. Ok, andiamo. Perfetto. Perfettico. 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 Ah, ok. Vediamo un po', se non ne ho saltato uno. Mi ci batto il dito. Dove cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? Non mi hai detto un cazzo. Porca miseria, mi sono perso. Ho capito. Devo tornare verso di qua. Sì. Certo che non è stato comprensibile per un cazzo. Ok. Devo girare parecchio dopo. Devo girare tutta a destra. Tutta a destra di là. Non sarà facile, eh. Eccolo lì. Cazzo. Cazzarola. È qui? Ne ho saltato uno sicuro, vero? Il problema è che quando giro non riesco a capire bene. Quando giro qua, devo trovare questo. Non è facile, perché sono rincoglionito duro quando giro così. Allora, riproviamoci. Ok. Devo fare un giro incredibilmente. Qui non c'è nient'altro. Eccolo! Oh cazzo no! Dov'è? Accidenti! Il problema è la roba. Non è così semplice. Quando sono qua devo cercare quella colonna lì. Poi questa roccia qui.
Come mai la allora, quando sono all'albero devo cercare la colonna e poi dopo la roccia. Ok. Quando sono all'albero devo cercare la colonna e poi la roccia. Questo è l'albero. Colonna, no, l'albero è questo, scusate. Colonna. Che sono qui, ok. Adesso la roccia, che è qua, ok. E poi devo girare subito. Cioè, ditemi come faccio senza. Ma devo andare a prendere il talento che rallenta. Perché sennò non ce la posso fare. Ho capito com'è, ma non ci riesco. A meno che non ho, faccio. Provo l'ultima volta, ma non ci riesco sicuro. Perché quel talento mi serviva per rallentare la freccia, non per accelerarla. Ok. Va imparato a memoria. Devo cercare la colonna. Ok. Qui. E adesso subito qui. Accidenti. Ok. Ma tra l'altro l'ho fatto bene. Ok, ce l'ho fatto lo stesso, però comunque il talento mi ha meritato. Perfetto. Dove vai? Oh. Accidenti. Sei, dai, sei buono. Oh cavoli, è stata dura. Ok, e questa è fatta. Ottimo, ottimo, sono contento. Mi dispiace, devo andare a prendere il talento apposta per farne una che non aveva molto senso. Però comunque è stata bella tosta, eh. Ok, altro. Cosa abbiamo qua di bello? Parte la missione principale che è due passi. Abbiamo quella lunare, un'altra di frecce, speriamo che sia clemente, se no come io direi che andiamo a fare questa, due passi, dai, insomma sì, tanto è la cripta, cos'è, non mi ricordo, no, cosa c'è, porca miseria, mi sono confusionato, scusate, oh ma tanto, buono, questa c'è, tanta roba, allora, 200 metri, ok, dalla missione cosa devo fare, perché, cioè, bisogna anche capire, trova Afrodite, così, a caso. Scusate, ma sono lì. Oh, ma lei è estruso, sa. Siete tanti. Dai, che si muove. Denti, non mi ha dato la scivata. Ok. Dai, qua. Così mi sono fatto dei maroni. Allora, trova Afrodite. Ecco. Cioè, tu mi hai chiesto di trovare una. Che dove cazzo la trovo? Non lo so. Che sia qui. Mi pertugi. Non è che sia proprio facile trovare Afrodite, non è che è una che si fa trovare tanto facile, è un albero, per carità, se non è cambiato proporzioni e dimensioni, insomma, dovrebbe essere anche piuttosto facile trovarla. Vediamo un po'. Ma io penso forse quell'albero laggiù. Proviamo, dai. È perché non mi viene in mente niente, se no, a meno che no. Ripeto, si sia trasformata, allora. Eccola lì. Vediamo un po' cosa ci dice. Oh, parla. Ecco. Ti prego, Afrodite, dimmi cosa c'è che non va. Ti ringrazio per aver provato ad aiutarmi, ma non dovevi darti tanta pena? Pensavo che se potessimo spostare la tua radice potrei prendere. Posso la tua... spostare la radice quando voglio. Rilassati però, eh. Beh, da quando hai annaffiato le mie radici con la spuma marina. Ascolta, ti ringrazio, ma non devi preoccuparti della mia essenza. Un momento. Ho dovuto sopportare tutto questo, le lacrime, l'orrenda gentilezza, per niente? Non è possibile! Hermes, tutte le mie insignificanti invidie e le mie narcisistiche convinzioni sono ormai lontane. Perché mai dovrei volerle indietro? Non sei mai stato un esempio di filantropia, certo. Ma non c'è solo quello. Ricordi quanto ci divertivamo a spettacolare delle altre divinità? Quando prendevamo in giro Era per quelle orrende fasce che indossava alle feste? Con quella fascia color senape sembrava una carota raggrinzita. No, era tutto tempo perso. Avrei dovuto essere migliore. Non ero mai all'altezza.
Ma che stai dicendo, Perade? Non eri all'altezza? In base a che cosa? Di cosa sta parlando? Non ne ho idea. È inutile. Non vuole sentire ragioni. Prova a insultare qualche altra divinità. No, mi divertirei solo io. La beneficenza è buona e giusta, ma non appartiene ad Afrodite. Il suo carattere rendeva il mondo interessante. Dava pepe alle cose, capisci? Ha letteralmente cambiato il mondo. Ha scatenato la guerra di Troia solo per essere nominata la più bella di tutte. Esatto. Non so se abbiamo il tempo di scatenare una guerra, Hermes. No, no. Le porteremo il prezzo conquistato dalla sua vanità. Qualcosa che desiderava a tal punto da far entrare il mondo in guerra per conquistarlo. Se lo vede, magari vorrà tornare quella di un tempo. Il pomo della discordia? Il pomo della discordia! Oh, cazzo. Beh, a quanto pare la mela non è caduta lontana dall'albero. Eccolo qua. Allora smettila di vantarti e daglielo. Non credi sarebbe meglio che lo facessi tu? Io la conosco appena. A volte è utile sentire uno sconosciuto dirci qualcosa che già sappiamo di noi. Fa sembrare l'universo misterioso. Inoltre, se la sento ancora cantare a una rondinella, giuro che vomito. Cazzo. Ci vediamo? E c'è tanti saluti, insomma. Sì. Afrodite, ho qualcosa per te. Ne ho abbastanza dei tuoi doni. Volevo dire, sono qui solo per dare, non per ricevere. Ma è un altro pomo per la tua collezione. Com'è bello. Lo voglio. Sai che la guerra di Troia si sarebbe potuta evitare se Eris fosse stata invitata alle nozze di Peleo e Teti? Cosa? Io pensavo c'entrassero Troia e la Grecia, la discordia provocata da Eris. Come ho fatto a non collegare le cose? Le feste migliori sono quelle in cui la dea della discordia si presenta senza invito. Lo sanno tutti. Scontro tra donne! Pensare che Era ha tirato i capelli ad Atena per una mela, a sua figlia. Oh, giusto, la gara di bellezza! Chi è stato l'idiota che ha scelto come giudice quel gradasso di Paride? Ci sto parlando. A dire il vero, avevo bevuto molto. Non fu colpa di Paride. Era gli offrì di farlo diventare re dell'Asia e di donargli grandi ricchezze. Atena gli promise gloria e fama in battaglia. Ma quale dio mortale avrebbe potuto resistere all'offerta del vero amore di Afrodite? Sì, certo, Paride desiderava l'amore di Elena di Sparta. Così fece esattamente ciò che chiedesti e scelse la donna più bella. Il che, come sai, scatenò la guerra di Troia. Però volevo disperatamente quel pomo. Così tanto che scatenai una guerra per dare una dimostrazione a Zeus. Tutto quello che avvenne dopo fu colpa mia. Stavi solo agendo secondo la tua natura, Afrodite. Che è esattamente il motivo per il quale è meglio che io resti priva della mia essenza. La mia natura causa solo sofferenza. È qui che ti sbagli, Afrodite. Non esiste una medaglia con una sola faccia. La tua passione, la tua imprevedibilità, e lo dirò io, la tua invidia e la tua vanità hanno causato dolore, sì. Ma sai cos'altro hanno creato? Cosa? Alcune delle più grandi avventure, dei più leggendari momenti epici, delle storie più incredibili che il mondo abbia mai visto e vedrà. Fidati di me, sono una cantastorie. Certo, saremmo stati tutti più al sicuro rimanendo a casa, ma i colori rendono tutto più bello. La passione vale la sofferenza. In quella cripta ci sono le mie sfrenate invidie, le mie parti più oscure. Se ti faccio entrare, tutti mi giudicheranno. Sono già stata giudicata in passato. Afrodite, datti una calmata. Afrodite, è una fatica starti dietro. Afrodite, combini solo guai. Afrodite, sei un disastro. Chiunque l'abbia detto, ti dovrebbe delle scuse. Che idiota! Non intendevo quello. Ah, no? Non devi competere per il mio amore o per quello di nessun altro.
Vai bene così. Comunque, se sei così bella e hai anche un carattere perfetto, beh, onestamente a quel punto diventi fastidiosa. Va bene, sposterò la mia radice. Accetta questa benedizione prima di entrare. Bacio di Afrodite. Cosa ci sarà mai? Mi troverai alla sala degli dèi. Toglietevi di dosso tutti! Ora basta! Perché non vi trovate un lavoro? Ma che cazzo? Non avevo idea che Hermes e Afrodite fossero così intimi. Hanno anche avuto un figlio. Sul serio? Maschio o femmina? No. Ah, capisco. Era di genere non binario. Ma guardati. Prometeo, ho una collezione di anfore. Sono un tipo moderno. Sì. Allora, fatemi vedere cosa mi hai regalato. Oh, salve. Subire un colpo una volta non azzera l'indicatore di combo. Beh, potrebbe essere anche carino la cosa. Speriamo bene. Che sono andato. Comunque la faremo il prossimo episodio. Fatemi vedere la mappa, va che è meglio. Infatti c'è qualcosa di nuovo ed è questa. Poco più lontano. E ho anche il punto di teletrasportico. Un punto che era quello di prima, quindi siamo di nuovo punti a capo, dobbiamo ritornare lì. Non so se faremo una... forse è meglio la primaria, per una volta le seguiamo, poi vediamo, visto che mi manca ancora un potere, io spero che a fuori di fare le primarie ce lo diano. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate, e prendete subito un saluto alla Siva. Ciao ciao!